Ciao a tutti, mi trovo in Val d'Aosta, come vedete dallo splendido panorama qua dietro. Sono dal signor Minelli, il meccanico che ha più esperienza in Italia sugli Unimog. Gli ho portato il mio 406 per fare un controllo generale e per risolvere alcuni problemini che si erano presentati. Ho deciso di filmare i vari passaggi della sua verifica perché ogni parola detta dal signor Minelli è molto interessante, tratta argomenti Unimog che in pochi raccontano, quindi possono essere dei filmati utili a tutti con delle indicazioni, dei suggerimenti, dei tips and tricks, come si usa dire, di altissimo valore. E adesso andiamo da lui a sentire cosa ci racconta. Abbiamo fatto i supporti per la cabina. Andiamo a vedere. Qui così, da qua. Pezzo di ferro imbullonato al telaio. Sì, ho bucato il telaio, ho messo il dado da dentro, l'ho saldati, in modo che quando ritorna giù la cabina si tira via questo pezzo e la cabina ritorna nella sua posizione. Perfetto. Va bene? Perfetto. Questo qui fa da cerniera. Perché quel pezzo lì mi diceva che è necessario per poter... Tutti gli Unimo, dal 78-80, ce l'hanno tutti, questa orecchia saldata qua. Questa orecchietta qua è saldata qua. E allora adesso qui sono a posto, alla fine poi vernicio non si vede più. Questo pezzo qui va messo via, rimane solo quell'orecchia. Certo. Prima c'era un supporto che solo la Mercedes te lo dava e si montava qui sopra. Poi la Mercedes si è inventata di fare quello. L'olio che saliva di livello. Ah sì, che cos'era che faceva salire di livello l'olio? Dentro, motore? Sotto questo coperchio qua, sì. C'è un tubo. C'è un tubo che esce qua, in effetti qui ancora non l'ho cambiato, è rotto il tubo. Qui è gasolio, è il recupero del gasolio. Ah, ok. Quello che è in più nel motore ritorna nel serbatoio, era rotto internamente. Ah, ok, e questo faceva salire il livello dell'olio motore. E che allora lui sale l'olio del motore, il taglio di cristallo, eccolo qua. C'è il motorino bruciato, ma c'è anche tutte le aste piegate. Questo è l'impianto del taglio di cristallo. Però vedi che le aste piegate. E cosa possono averlo spiegato? Chi è che l'ha smontato, li ha piegati. E i differenziali che problema avevano? I gomini rotti dentro, ma quelli l'ho cambiati, non era un problema. Proprio dentro la boccia del differenziale? Sì, dentro. Quindi già cambiati. Dentro il cannacchiale. Qua così. Qua, giusto. Qui. È rotto qua dentro. Da qui si vede, aspetta che mi metto in posizione giusta. Porca miseria, si vede il taglio dove è rotto. Si vede? Sì, la crepa. Ecco la crepa. Sì, sì. È rotto tutto lì, tutto dentro. Perciò ci vuole un tubo passante, una rondella grande come questa a saldarla al tubo e fuori da una parte all'altra. E dopo vado a cercare la perdita dell'aria. Okay. Ho già preparato i tubi. Adesso l'unica cosa che io spero che non perda, se perde lo lasciamo, questo affare qua, questo è il servofreno. Se perde lui, che perde l'aria, questo qui è molto difficile trovare i pezzi. Se si trova questo affare qua, bisogna cambiarlo. Lo cerchiamo, vabbè, se mi dice se c'è bisogno lo cerchiamo, lo cerco in Germania, vedo di trovarlo. Ecco, l'altra cosa che bisognerebbe cambiare, sì. Le cinghie. Ah, sì. Eh? Quindi non sono nuove le cinghie, no? No, ma sono tutte quante crepate. Sì, sì. Sì, vedi, sono proprio crepate. Io le cambierei, sì, però... Sì, cambiamo tutto, non ho tutto quello no, che No, ma dico così fare. Perché non è... No, no, tutto quello che vede che c'è da fare, facciamolo. Perché arrivo fino a qui, poi dopo lascio le cinghie, se si rompe la cinghia siamo di nuovo a piedi. No, non ha senso, non ho tutto quello che vede, cioè la macchina deve essere a posto, che la accendo, vado e vade, non succede niente. Vade tranquillo che non sia... Poi forse perdeva olio dal collegamento tra cambio e motore? No, lì non gli si può fare niente. Perché? Perde olio fra cambio e motore. Non è che, ma non è che è quel gasolio lì che va giù e va a finire per terra? Ma tutto è possibile, sì, perché, no, perché questo pasticcio qua... Perché il gasolio qua, vedi che viene giù di qua? Viene giù di lì, va a finire dietro la coppa. Perché se dovesse perdere fra il motore e il cambio, bisogna cambiare il paraolio dell'albero motore. Ma questa macchina qui non ha il paraolio come tutte, anche come le vetture, ma ha una corda grassa che si monta da nuovo, si appoggia all'albero motore,
ma poi dalla parte interna ha il filetto contrario di come gira il motore, perciò l'olio lo riporta sempre dentro. Ma se si lascia molto in salita, magari trasuda fuori un po'. Adesso ti faccio vedere com'è la corda grassa. Questa è la corda che fa da paraolio sull'albero motore. Ce n'è metà sotto, metà sopra. Lui può trasudare un po' qualcosa, ma non tanto come la perdita là che si vede fuori. Quindi quella era gasolio. Perché se bisogna cambiare questo, bisogna smontare il motore e aprire il motore. Che cosa che non si fa mai. Anche se trasuda, si lascia trasudare. Se poi manca un po' d'olio, lo aggiunge. No, se manca un po' d'olio, si aggiunge. Ce n'è dentro 13-14 litri, perciò. Allora, il tubo di scarico, logicamente che loro l'hanno fissato alla gabina. La gabina si muove in un modo, il motore si muove in un altro modo. Perché se io imbullono questi qui alla gabina, la gabina fa un certo movimento, lui finalmente o rompe il collettore o rompe, certo, il tubo di scarico. Me lo muove e qui è andata bene, che ha rotto la guarnizione e si muove. Questo è il tubo di scarico. Qui bisogna tagliarlo, qua così, e la parte sotto deve salire qua dentro, e qui bisogna fare un tubo più grande che passa dentro, ma che non è saldato, ma che stia solo dentro. Capito, quindi così non sono uniti insieme e si possono muovere liberamente. Il tubo che viene giù dritto, il tubo è fatto così, no? È fatto così, quello lì, il tubo che hanno messo loro. Sì. Bisogna che così venga fuori così, e venga fuori così. E quello che viene dal motore è fatto così. Qui non è saldato, ma lui sta solo dentro, per effetto che lui, quando si accelera, il fumo va fuori da solo, ma da qui non esce, anche se c'è il gioco di un centimetro. Capito. Bisogna fare quella modifica lì. E la facciamo. La facciamo? Sì, sì, assolutamente. Io mi fido ciecamente, a carta bianca. Vado poi alla frizione. Io la frizione provo a cercare che il pedale che venga più molle, perché la frizione è buona, però è talmente duro che uno, quando spinge la frizione, non va fino in fondo. Ah, ok. E allora si fatica a mettere le marce. Ah, e quindi anche il riduttore duro poteva essere quello? Perché la frizione, perché non si spinge abbastanza la frizione. Se io adopro il riduttore e così funziona, vuol dire che non è inchiodato internamente, è perfetto, giusto? Sì. Ma se io faccio fatica a metterlo quando giro il motore, è perché non stacco bene la frizione e viene duro. La stessa cosa, questa qui è la marcia indietro. Questa macchina qui ha due possibilità di registrare la frizione. Di origine quello che ha un disco della frizione, questo braccio è più lungo, viene fino a qua. Okay. Il pedale viene più molle. Eh sì, perché fa più leva. Fa più leva. Allora, questo qui è quello che si registra per la macchina che va avanti, ma sotto qui, dove c'è questo bulloncino qua, qui c'è un altro sportellino che si registra la doppia frizione, quella della presa di forza. Se io spingo il pedale, la prima cosa che spingo, fermo l'attrezzatura, sì, e poi fermo la macchina. Cerco di dare più gioco a quello lì, in modo che il pedale venga più molle. Perché quando io spingo metà frizione, spingo una certa molla, più spingo giù e più queste molle le spingo. Okay. Perciò vengo sempre più duro. Eccolo lì. Questa qui, che tanto la lascio poi qua, non la sto più a rimettere dentro. Voilà. Questa è la frizione del 406, di questa macchina qua. Quando io schiaccio la frizione, vado giù, spingo il pedale, spingo qua, spingo qui e trascino su questo perno. Okay. Per staccare la frizione. Qui sotto qui c'è un certo gioco, qui sotto. C'è il puntalino. Questi qua si possono registrare dalla sotto che io ho fatto vedere, da quello sportello. Se io questi qui li molo, non... Questo qui non si rimane fermo, ma si muove solo quello della trazione. Elimina quella delle prese di forza e mantiene quello della trazione quella normale. E quella della frizione, per cercare di far venire il pedale più molle. Ok. Capito? Perfetto. Che è più facile spingere, che è più facile che stacchi.
Perfetto. Va bene? Perché il disco è buono. Sì, sì, questo io ho un cambio del 406. Eccolo qua. Allora, tutto quello lì che blocca la leva è questa levetta qua, questa. Questa qui è. Allora, questa qui, eccolo lì. Ecco, è così, si è girata. Adesso è entrata con la quarta. E poi fa ancora uno scatti là e va ancora giù. Così sbloccato, poi... Così ecco è bloccato. Lì. Così è bloccato, è così perché è indietro e quindi non si è bloccato non si e mi appoggio la sesta marcia. Però se io lo posso tirare, eccolo qua. Ecco, così si è sbloccato. Così è sbloccato. E il cambio principale può essere la quinta e la sesta. E posso mettere la quinta e la sesta. Questa è la testa del motore, giusto? Questo è il motore. Del 352 questo? Questo è del 352. Ok. Si conosce del 352 perché ha l'aspirazione qua. Questa è l'aspirazione. Generalmente l'aspirazione ce l'hanno di fianco allo scarico, ma su questa macchina l'ha messa qua sopra, l'ha messa. E quando consuma olio è perché si rovina la guarnizione qua intorno e lui si beve l'olio delle punterie. Invece per il problema delle porte che non si chiudevano bene, cosa... Adesso ti faccio vedere, va. Tanto oramai sei qui, ti faccio vedere ancora questo. Se io apro la porta... Qui si è marcito dove c'è la vite, sì. E questa qui, questa vite qui e questa vite qui tengono quello, la cornice di fare questo lavoro. Okay. Allora adesso che al bulloncino lì la cornice è troppo contro e non si riesce a chiudere la porta. Allora questo qui è il mio conta... Allora questo lo rimontiamo. L'originale, però... Ma questo qui era il suo originale? Sì, questo qui è uno che funziona. Però io ho avuto la fortuna sfacciata di trovare questo, che spero che vada bene, 12 volt, eh? 12 volt con me. Deve essere 12 volt. Io? Sì. Che è preso da un autobus della Mercedes-Benz che montava le stesse cose. E quindi abbiamo quello bianco, quello a fondo bianco. Quello tutto bianco. Quello a fondo bianco. Ma possiamo montare anche questo. Al tachigrafo non mi serve più perché è macchina operatrice, quindi voglio montare questo qui. Allora, va bene questo, mettiamo questo. Ok, e poi siccome il bulbo dell'olio non sa che non funziona più il rilevatore, se fosse rotto abbiamo anche il rilevatore dell'olio qua da, esatto, da utilizzare. Quindi abbiamo la doppia... Sì, qui massimo basta prendere il pezzettino sotto qua. Sì. Perché in centro qua, nell'altro, c'è la pressione dell'aria. E poi e questo è il motorino. Come se fosse una pepita d'oro questo. Perché non si trovano più i motorini dei tergicristalli. Per trovarlo ho dovuto fare i salti mortali. Quindi se ne ha uno lo tenga in cassaforte. Quello lì ci voleva una gomma particolare per farlo stare. Io invece questo qua per tenerlo fermo c'è questa fascetta. Bene. Questo è il contachilometro normale, grandissimo, bellissimo. Bianco, che bianco. È come originariamente erano. Perché quello là prende però la velocità da satellite, qui ci vuole la corda. Sì, manca la corda. Ma qui la corda in qualche modo la faccio, ma la faccio mandare, mi aggiusto. E qui tiro via lo strumento che mi serve per la pressione dell'olio. E dobbiamo andare a Cervinia. Giusto, giusto, abbiamo raduno a Cervinia dell'Unimo Club Italia. Da qui a Cervinia quanto c'è? Poco. Bisogna ritornare indietro a Châtillon. Ok. E poi si sale su un 20 km. Mando sulla il missile. Ah, lei viene su con quello? È un 411-110, la seconda versione che ha fatto. Il primo era un 2010 col cambio non sincronizzato e ai ponti tutto un pezzo. Poi ho fatto 411-118 con il differenziale in tre pezzi. Anche dentro è messo tutto bene, eh? Guarda.